Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un altro effetto di FX Box, appunto come siamo andati a vedere anche le altre volte. In questo caso andremo a vedere l'effetto Editorial Mixed Media, come potete vedere qui. Praticamente va a fare tipo una specie di locandina delle nostre foto. Ora vi spiegherò appunto come andare a installare e usare questo plugin. Prima di tutto però vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. Bene, una volta aperto il nostro Photoshop, io ho importato questa foto. La prima cosa appunto che dovremo andare a fare è, prima di tutto, se non avete già installato FX Box, andarlo a installare, scaricare e installare. Vi lascerò in descrizione il tutorial che ho già fatto, quindi andate a vedere come fare, è molto semplice. E una volta installato appunto FX Box, bisognerà andare a scaricare appunto sul sito di theorangebox.com Editorial Mixed Media FX. Qui avete il vostro download, vi basterà andarlo a scaricare. Una volta scaricato, riapriamo il nostro Photoshop, andiamo in File, Script, Sfoglia. Andate appunto all'interno della cartella del file che avete scaricato, andiamo su FX Tool, selezioniamo Editorial Mixed Media Installer e facciamo Apri. Ora io non lo vado a fare perché comunque ce l'ho già, comunque una volta che fate Apri lui ve lo installa in automatico, dopodiché ve lo troverete appunto all'interno di FX Box, che è questo qua. Quindi per andare a utilizzare questo effetto, quello che andiamo a fare è innanzitutto andare a fare la selezione del nostro soggetto. Quindi io prendo lo strumento seleziona rapida, vado a fare una selezione del mio soggetto, in questo modo, non c'è bisogno di essere precisissimi. Poi vado a fare un nuovo livello, prendo lo strumento secchiello e vado a riempire la mia selezione in questo modo. Quindi torniamo su FX Box, andiamo sul nostro effetto Editorial Mixed Media e facciamo Apply This Effect e lui farà tutti i suoi calcoli e tutte le sue procedure. Una volta finito, questo sarà appunto il nostro effetto. Ovviamente possiamo andare a sistemare parti, come nel mio caso vedete il volto, non mi piace perché sono stati esclusi molto gli occhi e la bocca. Quindi, se andiamo qui su White Strokes, apriamo, se noi andiamo a selezionare, deselezionare, andiamo a vedere le parti appunto che riguardano gli occhi, quindi sono questa e questa. L'unica cosa che andremo a fare appunto è fare una nuova maschera di livello. Selezioniamo appunto la nostra maschera, andiamo sullo strumento pennello e col nero, vedete, andiamo a togliere parte del nostro effetto. Stessa cosa su questo livello, su White Lines, quindi maschera di livello, e anche qui se andiamo ad aggiungere i particolari, come vedete, ci va a ripristinare parte del nostro viso, fino ovviamente al risultato che più ritenete opportuno. Stessa cosa possiamo andare a farlo qui in Watercolor, come vedete c'è già la maschera. Se io vado a selezionare il nero, come vedete, mi va a togliere il mio effetto. Se seleziono il bianco, come vedete, mi va a ripristinare anche qui parte della mia faccia, andando a eliminare questo effetto di macchie bianche praticamente. Ora io lo lascio così. Un'altra cosa che possiamo andare appunto a sistemare in Extra Element, come vedete qui c'è già una maschera in Newspaper Text, che sarebbe appunto il giornale dietro,
Quindi se noi andiamo a selezionare la nostra maschera con lo strumento bianco, ora prendo un pennello morbido, possiamo andare a aggiungere parti del giornale all'interno della nostra foto in questo modo. Ovviamente il risultato verrebbe meglio, come vedete anche nella preview qui, se la foto fosse più invecchiata. Quindi per farlo ci basterà andare a unire tutti i livelli, quindi clicchiamo Command Alt Shift E, come vedete ci crea un livello unico con tutti gli effetti già applicati. Se noi adesso gli andiamo a aggiungere tipo tonalità e saturazione, andiamo ad abbassare la nostra saturazione, gli vado ad applicare anche sempre in nuovo livello di riempimento un filtro fotografico, vado su colore, seleziono un colore più o meno di questa tonalità, faccio ok. Se andiamo ad aumentare appunto il nostro colore, andiamo a rendere insomma più vintage la nostra foto. Queste correzioni si possono fare anche all'inizio, prima di applicare l'effetto, che forse risulta anche molto migliore. Tipo se noi torniamo all'inizio, andiamo a applicare gli stessi livelli di riempimento, quindi vado a abbassare la saturazione, vado ad applicargli il filtro fotografico in questo modo, abbasso ancora leggermente la mia saturazione, vado a unire tutti i miei livelli, quindi li seleziono tutti, Command E, faccio un unico livello, poi stessa procedura di prima, andiamo a fare la selezione del nostro soggetto, nel mio caso appunto della ragazza, in questo modo vado a fare un nuovo livello, col secchiello vado a fare il riempimento, poi torniamo su FXbox, andiamo ad applicare il nostro effetto. Come vedete, il risultato è già migliore, è già un po' più satura e vintage la nostra immagine. Possiamo andare comunque come prima, andare a sistemare le parti appunto che non ci piacciono, tipo qua dal viso, andare ad aggiungere parti di giornali, eccetera. Bene, questo è tutto per quanto riguarda questo tutorial. Io vi ringrazio di avermi seguito, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto. Lasciate un like al video se vi è piaciuto, commentate per qualsiasi cosa, se avete domande o curiosità, visitate il mio sito www.studio-72.net e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!